DS naturalmente è il marchio di lusso di Citroën, è in grandissimo spolvero qui a Parigi e non potrebbe essere diversamente. Anzi, si concentra tantissimo proprio su una novità importante, la DS3 Crossback, che va a sostituire la DS3 ed entra di diritto nel titolo delle P-SUV, delle piccole SUV, concorrenti per esempio di Audi Q2 oppure Mini Countryman. Questa è in particolare il secondo modello completamente nuovo che DS lancerà da qui al 2024 su 6 modelli che saranno totalmente esclusivi del marchio francese. La vedete, è una SUV abbastanza alta come ruote, però compatta, 4,12 m di lunghezza, quindi sicuramente nel segmento che è il mainstream in questo momento, ma caratterizzato davvero da delle linee importanti, interessanti. Guardate qui per esempio questa scolpitura sui fari anteriori che sono LED matrix, e cosa non comune tra l'altro su queste auto di questa dimensione. Una finezza stilistica che continua dal muso alla coda, maniglie retrattili per esempio che rientrano per migliorare l'aerodinamica quando la vettura è in marcia, e in questo somigliano molto alla Tesla oppure addirittura alla Range Rover Velar, e anche questa è un'esclusiva, una primizia per auto di questo segmento. Un'auto che, come vedete, fa dello stile anche richiamato dalle serie precedenti la sua cifra stilistica più importante. Questa pinna di squalo, per esempio, l'avete già vista, è quella che si è potuta vedere per esempio sulla DS3. Riporta questo stilema anche sulla DS3 Crossback. Gli interni sono insomma particolari anche loro. Cominciamo magari dai posti dietro, che sono interessanti, e per vedere che i sedili per esempio hanno la finitura a cinturino da maglia di orologio che è tipico del marchio DS. La parte davanti, poi appena potremo arrivarci perché c'è un po' di gente oggi a Parigi 2018, è altrettanto spettacolare, riprende sempre questo stilema particolare di DS del rettangolo incrociato con tanti altri piccoli rettangoli sfumati. È uno stile sicuramente forte, sicuramente una delle vetture che ha più stile nel campo delle B-SUV. Anche qui dietro guardate come scimmiotta le auto molto più grandi, proprio perché ci sono finiture, questi sono dei finti estrattori d'aria in realtà, però il gruppo ottico è tutto molto alto con la scritta Crossback in bella evidenza. Fari matrix LED, come abbiamo detto, tutta la DS3 Crossback è basata su una nuova piattaforma, la piattaforma CMP, e questo permette di avere dei volumi interni decisamente interessanti. Pur essendo una macchina compatta, lo spazio dietro non è davvero male. E novità per DS, c'è anche la versione E-Tense, la versione elettrica. Intanto qui da questa parte ne vediamo una rossa bellissima e possiamo anche entrare all'interno a guardare. Ecco qui le losanghe, come vi dicevo, questo tipico disegno DS in una plancia che è molto ordinata, bella e importante. Ecco qui in basso, complessa, devo dire non semplicissima da vedere la prima volta, però molto interessante come design. Finitura in alcantara per quello che riguarda tutta la plancia, e questo schermo super wide in un formato abbastanza inusuale, ma che permette di avere tutte le informazioni disponibili combinate anche con quelle di questo virtual cockpit che sta davanti al volante. Volante piccolo, come è tendenza adesso per le vetture francesi, ma con la strumentazione visibile all'interno del volante. Adesso vediamo i posti dietro. Come abbiamo detto, nuova piattaforma, quindi spazio in abbondanza. Qui si passa bene con la testa, sicuramente non manca lo spazio. Qui la corporatura davanti era la mia, quindi devo dire che per essere un'auto compatta da 4,12 m ci si sta piuttosto comodi. E questo per quello che riguarda la DS3 normale, ma ce n'è anche una molto particolare che vediamo fra poco. Normale perché ha un comune motore a combustione interna. Per adesso la linea line-up delle motorizzazioni è benzina e diesel, con il benzina che è un 3 cilindri 1200 da 155 cavalli con automatico 8 marce, e poi i diesel che hanno tre potenze, 100, 130 e 155 cavalli. E questo vuol dire anche che ovviamente il motore a gasolio, per quello che riguarda DS, per tutto quello che riguarda il gruppo PSA, non è morto.